abbiamo intuito che il dottore, ecco, forse in questi giorni non l'avremo più visto per troppo tempo. Mi ha fatto piacere a un certo punto un giorno perché mi è arrivato un messaggio, perché è stato un messaggio di una richiesta di un libro. E da quel momento abbiamo ripreso un dialogo tramite messaggi e così, e finalmente ci siamo rivisti e quindi sono contento di riospitarlo in libreria. Se dovessi sintetizzare un pochino l'esperienza di questo periodo, è stata un pochino un'esperienza, sembra che svicoli quasi, ma in realtà tutto si centra sulla necessità di stabilire un rapporto nuovo con la narrazione. Perché questa è stata un'esperienza su due piani, il piano personale, quello che riguarda il sé, e il piano del tu, il piano dell'altro. Quando ho cominciato a vedere che le persone che avevi davanti ti affidavano frammenti di narrazione, ti affidavano immagini della loro vita. E quindi la cosa che ti colpisce è questo. Inizialmente la cosa che mi ha colpito di più è stata questa. Assieme all'esperienza personale, per cui la sera quando vai a confrontarti, ho appena preso questo. Muratov, immagine dell'Italia, un russo che scrive dell'Italia, e scrive più che altro su Venezia, che è uno dei sogni, dei riferimenti mentali, metaforici, ai quali anche personalmente mi ispiro. E ho scoperto di non riuscire a leggerlo, ho scoperto di non riuscire a leggerlo perché mi parlava di cose belle, mi parlava di un mondo che non c'era più, di un mondo che in quel momento si era acquietato, si era azzittito. E allora avevo quest'altro che parlava di un dramma certamente maggiore, ma tra le righe entri a contatto con una narrazione che ti insegna come anche in circostanze così cruente, così crudeli, c'è sempre uno spazio per rimanere se stessi, per rimanere uomini. Le narrazioni che i soldati affidano al diario, affidano ai pochi appunti che si portano dietro e su cui registrano le loro esperienze. Quindi la narrazione diventa uno strumento per acquisire senso, perché nel momento in cui cominci a vergare parole, cominci a confrontarti con un testo che prende forma, ti accorgi come quel testo necessariamente tenta di acquisire per sé un senso. Ti porta comunque ad acquisire alla fine una visione che è uno sguardo coerente. In questo momento, in quel momento, all'inizio di tutta l'avventura, è quello di cui secondo me c'era bisogno anche per riuscire a uscirne con le ossa meno spezzate possibili, era quello di affidarsi a una narrazione, affidarsi a una narrazione che operasse attraverso metafore, che andasse in cerca di immagini, di rappresentazioni, di luoghi diversi. Per cui il terzo elemento di confronto librario con il quale è avvenuto di dialogare in questo periodo è stato questo. I continenti perduti, perché quanto di se stessi e quanto delle persone che hai incontrato in questo periodo, in realtà poi ti accorgi che sono continenti perduti, quante di quei frammenti di narrazione che la gente ti affidava o con il quale tentava di entrare in contatto con te, erano semplicemente i pinnacoli, i vertici di quelle montagne distanti che vedi quando ti avvicini a un territorio straniero e che quindi diventano i presagi di un continente distante, di un continente che però nel momento in cui perdi il soggetto della tua relazione, diventano continenti perduti. E la cosa che ti colpisce ancora è questi racconti rimasti a metà, queste vite di persone che sono rimasti racconti interrotti. Di quelle persone hai visto il compiersi del destino, qualcuno di loro lo conoscevo da ragazzo, quindi
aver osservato il destino di un altro con cui avrei condiviso parte del percorso, è una situazione che mi ha colpito profondamente, perché ti accorgi come quella storia non sai più se è una storia che si è compiuta, una storia che si è spezzata, che si è interrotta, che meritava ancora uno svolgimento dinamico, meritava ancora un racconto che ci si tessesse sopra. E invece tu l'hai visto compiersi, tu hai conosciuto il destino dell'altro e ti fai anche domande su chi conoscerà il tuo. Ecco, è stato un periodo di domande, di tentativo di risolvere i quesiti, di andare a cercare le forme, le metafore, negli spazi metamorfici che uno in genere frequenta. Uno bellissimo è la spiaggia qui tra Fano e Pesaro, dove ogni tanto ci sono delle immagini, ci sono delle situazioni, delle condizioni che sembrano prestarsi a una sottolineatura appunto di ordine metaforico. Mio padre faceva il marinaio, quindi ci sono cresciuto a guardare l'orizzonte e a desiderare di conoscere quello che c'è di là. Ma mai come in questo momento l'orizzonte è stato così lontano, così, soprattutto così presago di incognite. Questo è stato il regalo di mia moglie per il compleanno. Mia moglie è il mio senso di realtà vivente. La narrazione è un modo di vedere le cose, un sistema operativo per indirizzare il vissuto. Io sono appassionato di mitologia perché è il sistema, ad esempio, per appunto colloquiare con la propria ombra, per colloquiare con quei personaggi che sono sopiti dentro di noi, con quegli abitatori di continenti perduti che in qualche maniera ogni tanto cercano di tirare sulla testa, di farsi vedere e di dare segno di sé. Il mio alter ego è un alter ego probabilmente sovietico. Io sono abituato a vivere in un corridoio con le luci artificiali e ogni tanto mi sono scoperto pensare come un marinaio della flotta del Nord, come un sommergibilista della flotta del Nord. E ogni tanto il confronto con queste figure immaginali ti guida nella ricerca di una visione coerente. Hai bisogno di un altro punto di vista, hai bisogno di un mito che ti sostenga e ti alimenti qualche volta. Nel momento in cui ti senti solo, o nel momento in cui ti senti le energie calare, hai bisogno di ritrovarle. Cosa c'è di meglio se non la Bayen in marche del Voznesenskij di Santivojska? Sarebbero i paracadutisti russi. Ma canta Nina Urgant in un film bellissimo, film del 71, Bielorusky Vokzal, una canzone fantastica, che è l'inno di guerra dell'UDV con il quale sfilano sulla Piazza Rossa. E quando ti senti giù e lo canti, ti senti appartenere a un'altra dimensione. In questo periodo l'ho cantato diverse volte, sì. In qualche maniera lo stesso Jung, ad esempio, recupera per gestire un dialogo con le forme interiori, con le immagini interiori e con quelle che appunto ti regalano gli altri. Imparare a leggere quei frammenti narrativi che si traducono in immagine e che quindi ti danno lo specchio di che cosa sia l'esperienza interiore altrui, un sistema in qualche maniera per accordarti, bisogna che te lo racconti o bisogna che ci si racconta insieme che cosa sono queste esperienze che vengono veicolate attraverso o la narrazione verbale o la narrazione immaginale o la rappresentazione immaginale, il trasferimento di un'immagine come può essere quello di mostrare una fotografia. Ecco, in quel momento le persone ti mostrano fotografie, frammenti della loro esistenza, che sono anche solo immagini che cercano di suscitare dentro la tua mente, allora perché non affidarsi a
quella forma di racconto che ha proprio la capacità di ordinare l'immaginario, alla ricerca di un senso potenziale. Se ci pensate, questi 2 mesi sono stati fondamentalmente uno spegnimento generale del desiderio. E non si può vivere senza relazione, senza affetto e senza desiderio. Quindi questo virus necessariamente deve essere superato.